Lazio, andiamo sempre con Ettore De Lorenzo a Policastro, ultima tappa campana di questo 96esimo Giro d'Italia. Ripeto, avvicinandomi a questo sport, è l'unico sport... In bicicletta con la maglia rosa, è arrivato, primo. Sì. No, voglio dire, siete contenti che sta arrivando il Giro? Sì, sì, è una manifestazione ottima, specialmente per il golfo, che è dimenticato da tutti. Ci troviamo al lungomare di Policastro, qui partirà la quarta tappa del Giro d'Italia, la più lunga di tutto il Giro, diretta poi in Calabria. Noi siamo in compagnia del sindaco di Santa Marina, Dionigi Fortunato, e allora c'è una grande attesa naturalmente per la tappa del Giro, no? Da oggi abbiamo iniziato questa manifestazione aspettando il Giro d'Italia con degli eventi che la mattina sono eventi sportivi con la gara provinciale e regionale della canoa, poi attività da corse campestre, e torneo di calcio a 5, torneo di tennis da tavolo, proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica a questo evento delle manifestazioni importanti del Giro d'Italia. Don Antonino, parroco qui a Policastro, grande appassionato della bicicletta, immagino sarà contentissimo della partenza del Giro da qui, no? Non so quale sia stato il miracolo, ma questo è veramente un miracolo, quello che si fermi qui il Giro. È un evento straordinario per tutto il Golfo di Policastro, ma anche per tutti quanti noi che amiamo e abbiamo amato sempre la bicicletta. È quella che ci aiuta a migliorare anche il corpo, ma anche lo spirito, perché la bicicletta ti porta dentro, ti fa respirare, ti fa sentire vivo. Sindaco, allora, qui siamo all'interno della cinta muraria antica, insomma, e qui stanno ancora facendo degli scavi perché qui sotto, insomma, c'era l'antica Policastro. Stiamo portando negli ultimi anni in luce i resti dell'antica città Buxentum. Quindi è da riscoprire sia i valori culturali e anche i valori attività sportive, eccetera, che erano nell'antica Roma e nell'antica Grecia. Insomma, un posto meraviglioso, non solo natura, non soltanto mare, ma anche cultura, un posto da visitare, e ci auguriamo che il Giro, la tappa del Giro, che appunto parte da Policastro, possa essere utile a tutti per venire a conoscenza di questo luogo meraviglioso.